Allora io devo leggere, non andare giù, c'è il messaggio di su, è questo che devo leggere. Allora, Nico, che non può venire con noi al telefono perché sta lavorando, però dice una cosa, e adesso leggila con calma, così analizziamo anche questo discorso. È stata solo una trovata di marketing politico. Bari è tutto illegale e la politica convive con l'illegalità. Peppe. E scrive: parcheggiatori abusivi in tutti gli ospedali, nessuna regola ai rifiuti, periferie abbandonate, abusivi in tutti i mercati rionali, frutta e verdura venduta per strada con smog integrato, Roma ai semafori, prostituzione ovunque, pure vicino alla casa del sindaco. E credete che il sindaco non conosca questa situazione? No, vabbè, ho letto tutto. Allora, devo dire che su molti punti Nico ha ragione. Cioè, la prostituzione incontrollata in alcune strade, tipo verso San Giorgio o Torre a Mare, è evidente. Cioè, sei tutto. Pasco la macchina, le vedi. Le vedi e basta. Il fatto che ci siano molti abusivi, è vero, li trovi agli angoli delle strade. Che cosa dobbiamo dire? No, dobbiamo parlare di questa dire che cosa. Se tu poi denunci la prostituta, la cosa, il magnaccio, il giorno dopo ti viene e ti fa esplodere la macchina. Bene, bravo. Che non c'è lo Stato. Oltre, diciamo, alle amministrazioni locali, non c'è lo Stato. Lo Stato non c'è. Perché? Dobbiamo dire pure un'altra cosa. Tutti quelli che si sono incazzati, che hanno fatto ammazzate, votano. E il voto loro vale come il voto di tutti gli altri. Forse un po' più condizionabile degli altri. Quindi quello è preso in voto, come a me, come a te. O tu magari voti per alcuni motivi, cioè per alcuni principi, io per altri, loro per altri ancora. E quelli, il loro voto vale uno, dicevo qualcuno. Quindi, secondo me, non ne usciamo. A meno che non impazzisce uno in Italia e dice votatemi perché voi italiani fate schifo e vi devo sfraganare di mazzate. E noi li voti, lo votiamo. Io lo voto, sfragan pure a te, sì, lo voto. Tu dici che una persona può fare la differenza? No, una persona no, però bisogna cominciare da qualche parte. Cioè, bisogna cominciare, altrimenti vieni sul mio discorso, che non abbiamo speranza. Non abbiamo speranza. Cioè, nessun politico ci ha mai detto fate schifo, facciamo schifo. No, siamo un paese meraviglioso, il potenziale, il turismo, le cose. No, io voglio uno che viene da me e dice Pino, tu fai schifo, votami. Forse lo voto. Vuoi andare proprio contro la... Però io... Avrei voluto, ma non possiamo purtroppo sentirlo, approfondire questo discorso del marketing politico. Vabbè, marketing politico, lui vorrei dire che magari con questa azione il sindaco si è reso un po' vittima di tutto quello che è successo. È vero che, ricordiamo, quello che è successo è stato davvero brutto. Devastante, brutto. Devastante. Qualcuno si è arrabbiato anche con i poliziotti che hanno caricato, però i poliziotti in quel momento hanno dovuto tutelare una situazione che stava degenerando. In un momento in cui c'erano 100.000 persone per strada. E quindi marketing non mai, cioè qualcuno può dire vabbè potevano lasciarli fare. Vabbè, ma poi fammi capire, i poliziotti non devono fare mai niente. Appunto, cioè, no, non fanno niente, danno addosso, cioè, anzi voglio dire che in quel momento hanno tutelato chi in quel momento era aggredito. Bene, la conclusione di questa puntata è: non possiamo fare niente anche contro Sabino. Non possiamo fare niente. Dobbiamo estinguerci tutti quanti, tranne io. Radio Selene. Radio Selene. La Puglia è in onda. Morte a morte le fornacelle, mettiamoci tutti sopra le fornacelle, bruciamoci. Sabino, calmati. Sabino, ti devi calmare. Sabino, ti devi calmare. Vuole mettere gli abusivi sulle fornacelle, fammi capire. No. Questo come mette pure a noi sopra le fornacelle. E quello, Sabino mangia tutto. E mangia tutto. Pure a Gigi sopra la fornacella. Una voltata una girata, che è magro, giusto al sangue. Giusto che sì, un pochino. La rosticina. Comunque io questa l'ho trovata una puntata molto triste, perché abbiamo parlato di una cosa che a me ha fatto stare proprio, mi sono vergognato. E non ti sono stare proprio tranquilli. Io quella sera non riuscivo a dormire, che mi vergognavo. Perché là stavano i turisti, le cose. Cioè, proprio. Allora, io ti lascio con poi questo. Poi ma parlare, ragioniamo, chiudiamo tutti. Ti lascio con questo piccolo appunto. Se dovessimo cominciare a vergognarci per ogni cosa che facciamo nella vita ogni giorno, tu non dormiresti più, piccolo mio. Va bene. Mi fa paura questa cosa. Madonna, questo qua proprio. Grazie allo studio fotografico Fotogrammi di Andrea, via Foggia 7. Via Foggia 7, ricordiamo. Andate là a farvi le foto con le fornacelle. E poi, chi vuol fare una ninna nanna a Pinuccio, inviasse pure una mail diretta a etradioselene.it, gliela giriamo così si addormenta. Così mi addormento la notte. Beh, ciao.